tutti! Nei video precedenti abbiamo visto come configurare diversi trick riferiti a Zimbra, quindi erano in realtà dei video dedicati a degli utenti più esperti. In questo video invece effettueremo una panoramica generale di cosa è Zimbra 8 e quali sono le sue peculiarità e perché può essere introdotto in azienda. Buona visione! Per prima cosa quindi loghiamoci a Zimbra. Ovviamente apriamo un qualsiasi browser e andiamo a digitare in HTTP o in HTTPS l'indirizzo IP di Zimbra, nel nostro caso 192.168.0.36. A questo punto nell'interfaccia di login andiamo a inserire il nome utente, nel nostro caso test, e una password. Abbiamo qua differenti versioni di Zimbra, ad esempio la predefinita, l'Ajax, quindi avanzato, la standard o la versione cellulare. Quindi clicchiamo su Entra e se vogliamo possiamo abilitare la funzione Ricordami per memorizzare la password. Dopo aver effettuato il login, verremo reindirizzati alla sezione email di Zimbra. Zimbra infatti è suddivisa in 6 sottosezioni che andremo insieme ad analizzare. Partiamo quindi dalla zona sinistra di Zimbra, che viene mantenuta in tutte le sottocategorie. Infatti vediamo che rimane identica, che per mantenere una continuità. La zona che viene modificata di tanto in tanto è la zona destra. Ritornando alle email, nella zona sinistra troviamo l'elenco delle cartelle, quindi in arrivo, inviato, bozze, posta indesiderata, cestino e altre cartelle che a nostro piacimento potremo creare cliccando semplicemente sull'icona opzioni. Quindi nuova cartella e andiamo a creare la nuova cartella. Allo stesso modo vediamo la sezione delle ricerche. In Zimbra le ricerche sono fondamentali e direi che è una delle peculiarità che lo contraddistingue dagli altri software. Infatti è possibile salvare le ricerche ed effettuarle con diversi dettagli, ma dopo andremo insieme proprio ad analizzare questa sezione. I tag sono simili a dei flag, quindi quelli che noi solitamente applichiamo a un messaggio per distinguerlo dagli altri, magari per una cosa che dobbiamo ricordarci, per una qualsiasi nostra necessità. Ma a differenza dei flag, possono essere di diverso colore e quindi si possono categorizzare. Infatti servono proprio a questo, a classificare le email, i contatti, un appuntamento, un'attività. Ad esempio io ho creato un tag chiamato Leone da associare a tutte le mail ricevute dallo stesso mittente. Quindi cliccando sull'email con il tasto destro applica tag al messaggio Leone, vediamo accanto l'icona stessa del tag di colore arancio, ma ne possiamo creare di diversi colori. In questo modo nell'elenco delle email è più semplice ricercarle, oltre che è possibile effettuare o salvare le ricerche per tag. Dopo, ripeto, vedremo insieme meglio come fare. Infine abbiamo la sezione degli Zimlet, che non sono altro delle applicazioni che vengono scaricate dal sito di Zimbra, installate dall'admin e abilitate o meno all'interno di un'utenza e servono per effettuare delle operazioni che Zimbra di default non riesce a effettuare, ad esempio l'introduzione delle mention nella creazione di un'email, oppure l'integrazione con Alfresco, oppure ad esempio la conferma di lettura inviata automaticamente che Zimbra non permette di fare, quindi ogni volta non dobbiamo andare a ricordarci di abilitare la richiesta di lettura, ma questa viene effettuata di default. In basso a sinistra poi troviamo il calendario, un mini calendario, e anche questo ci accompagna per tutte le sottosezioni di Zimbra e ci dà una panoramica degli appuntamenti fissati, quindi cliccando sulla data, ad esempio oggi lunedì 29 luglio 2013 dalle 16 alle 16.30 c'è un appuntamento test. Allo stesso modo gli appuntamenti possono essere creati trascinando l'email
all'interno di una data qualsiasi, quindi basta trascinarla, qui ci chiede se aggiungere i destinatari o il mittente del messaggio all'appuntamento, scegliamo di no e quindi viene creato un nuovo appuntamento che ha come corpo il corpo dell'email. Ovviamente questo può essere modificato a nostro piacimento, quindi non ci resta che salvare, posizionarci in agenda e vediamo che è stato creato questo nuovo appuntamento martedì 31 luglio dalle 16 alle 16.30, visibile anche velocemente dal calendario. L'agenda però la vedremo in particolare successivamente. Quindi ritornando alla sezione delle email, andiamo a definire la parte destra. Quindi selezionando un'email vengono abilitati i campi presenti sopra, quindi il campo rispondi, rispondi a tutti, quindi tutti i destinatari del messaggio, anche quelli presenti in copia carbone o copia carbone nascosta, inoltre elimina, segna come spam, in particolare cliccando l'email viene spostata e posizionata nella cartella posta indesiderata. Selezionando nuovamente l'email e cliccando su non spam, questa viene riportata nella cartella in arrivo. Allo stesso modo possiamo spostare un'email in una differente cartella, ad esempio l'email admin la possiamo spostare nella cartella omonima. Possiamo applicare anche da questo menu il tag, come abbiamo fatto precedentemente. Possiamo dal menu azioni stampare, contrassegnare l'email come non letta, mostrarne l'originale, aprire in una finestra separata, reindirizzarlo, modificarlo come nuovo, creare un nuovo filtro. Vedremo anche qui come fare, creare un appuntamento, come abbiamo appena visto, crearvi un impegno. Infine la visualizzazione di Zimbra, che possiamo modificarla al nostro piacimento. Difatti questa visualizzazione che adesso vediamo è molto simile a quella di Outlook, ma cliccando sul tasto visualizza possiamo modificarne sia la visualizzazione delle mail, quindi ad esempio per conversazione, e vediamo che vengono raggruppate sotto un'unica voce tutte le email legate con l'oggetto test, quindi le email inviate e ricevute, oppure per messaggio, quindi in maniera singola. Allo stesso modo possiamo modificare il riquadro di lettura, possiamo posizionarlo sotto e quindi vedere una preview dell'email, oppure a destra come era prima, oppure disattivarlo. Per mia comodità io preferisco lasciarlo sotto, così ho una visuale più completa di tutto. Non ci resta che vedere come scrivere un nuovo messaggio, ma qui è molto molto semplice, basta cliccare su nuovo messaggio e inserire il mittente, eventuali mittenti in CC o in CCN, l'oggetto, allegare i file dal computer, dalla valigetta, ad esempio inviare un contatto oppure da un'altra email, e associarvi la priorità. Possiamo abilitare il controllo ortografico, formattarlo come HTML o come testo normale e qui abilitare eventualmente la conferma di lettura affinché sappiamo quando l'email stessa è stata letta. E infine cliccare sul pulsante invia. Prima di passare alla scheda dei contatti, facciamo insieme un test del filtro, come abbiamo visto prima. Ad esempio, spostiamo l'email admin nella cartella in arrivo e supponiamo di voler creare un filtro che sposti tutte le email provenienti dal mittente admin nella cartella omonima. Quindi clicchiamo con tasto destro, nuovo filtro, e qui automaticamente lui compila questi campi, ma andiamo in ordine. Nome filtro lo chiamiamo ad esempio admin. Se vengono soddisfatte tutte le condizioni seguenti, e possiamo scegliere tutte o una o più delle. Da, quindi il campo da, contiene l'indirizzo email. Il secondo lo eliminiamo perché l'oggetto può variare di tanto in tanto.
Nel caso in cui viene soddisfatta la condizione suddetta, cosa deve succedere? L'email deve essere spostata nella cartella admin. Non ci resta che salvare. Quindi a questo punto tutte le email verranno spostate nella cartella admin, tutte le email provenienti dall'indirizzo admin. Per verificare se effettivamente il filtro funziona, posizioniamoci nella sezione preferenze, filtri, e andiamo ad eseguire il filtro nella cartella in arrivo. Dovremmo rilevare un messaggio. Infatti, di tre messaggi elaborati, uno è quello interessato. Clicchiamo su OK, andiamo in email e come vediamo il messaggio non è presente nell'elenco delle email, ma è presente nella cartella admin. Altra caratteristica fondamentale di Zimbra che stavo dimenticando è la condivisione. Con Zimbra si può condividere qualsiasi cosa, le cartelle delle email, una rubrica, un'agenda, degli impegni, proprio perché è un server di work grouping che permette di lavorare tutti insieme. Quindi facciamo un esempio di condivisione della cartella admin. Clicchiamo con il tasto destro, scegliamo condividi cartella, e a questo punto è possibile condividerla con diversi tipi di permessi, utenti o gruppi interni, ospiti esterni. Difatti è possibile condividere una cartella e solo in visualizzazione con utenti anche che non sono utenti di Zimbra, ad esempio l'abbiamo utilizzato per la valigetta per scaricare alcuni documenti a persone esterne, oppure pubblico, solo visualizzazione con password necessaria. Nel nostro caso scegliamo utenti o gruppi interni, inseriamo l'indirizzo email, ad esempio un altro utente presente, Angela, e associamo il ruolo, nessuno, visualizzatore, gestore o admin. Scegliamo dei permessi medi, quindi gestore, scegliamo l'invio del messaggio standard, ma possiamo anche aggiungere una nota personale o non inviare alcun messaggio, clicchiamo su OK. A questo punto la condivisione è stata creata e andiamo a verificare che effettivamente sia così. Ci siamo loggati con l'utente Angela, abbiamo ricevuto l'email di creazione della condivisione, basta cliccare su accetta condivisione, associamo il nome ad esempio admin, sì, e anche qui è presente la cartella admin con la stessa email e contraddistinta da due omini che indicano, i quali indicano che la cartella è una condivisione. Cliccando con il tasto destro modifica proprietà, vediamo che il proprietario di questa cartella è in realtà test. Direi che la sezione email è stata sviscerata, adesso passiamo alla sezione dei contatti. Cliccando sulla voce contatti veniamo reindirizzati alla sezione omonima, quindi partendo sempre dal lato sinistro possiamo visualizzare sotto la voce contatti l'elenco delle rubriche, quindi la rubrica contatti, quella dell'account stesso, la rubrica contatti usati per email, ossia una rubrica che Zimbra crea automaticamente man mano che vengono utilizzati gli indirizzi email stessi. E questa rubrica viene utilizzata da Zimbra per suggerirci gli indirizzi stessi durante la creazione e la composizione di una nuova email. Lista di distribuzione. La lista di distribuzione non è altro che un indirizzo email al quale si associano un elenco di indirizzi. Ad esempio, questa viene creata soprattutto nel lato amministrazione e viene associata, può essere utilizzata da tutti gli utenti. Facciamo un esempio. Quando andiamo a creare un nuovo messaggio, nel nostro caso abbiamo creato una lista di distribuzione che si chiama fornitore. A questo indirizzo email abbiamo associato in realtà due indirizzi email di questo stesso fornitore. Quindi scrivendo nel campo A il nome fornitore, l'email viene inviata a due indirizzi email.
Ritorniamo alla sezione contatti, abbiamo il cestino dove vengono salvati i contatti eliminati prima di essere eliminati definitivamente e poi l'elenco di ulteriori rubriche o rubriche create dall'utente stesso, sempre cliccando su alcune opzioni, nuova cartella contatti, quindi è la stessa metodologia di una nuova cartella creata nella sezione email, oppure, come possiamo vedere, una rubrica condivisa. In questo caso abbiamo condiviso la rubrica di un altro utente, viene anche qui contraddistinta dalla presenza di due omini. In questa rubrica vediamo la presenza di un nuovo contatto. Ricapitolando quindi, sulla sinistra abbiamo la sezione dei contatti, la sezione delle ricerche, la sezione dei tag, perché come abbiamo detto è possibile applicare i tag anche a un contatto, la zona degli Zimlet e infine il mini calendario sempre presente. Andiamo quindi a creare un nuovo contatto, clicchiamo sulla voce omonima e quindi si presenta molto semplicemente, basta inserire il nome, il cognome, eventuale posizione, la società se è o meno presente, l'indirizzo email, il numero di telefono, eventuale indirizzo email di messaging, quindi XMPP, Yahoo, MSN, eccetera, l'indirizzo, un eventuale URL, quindi un indirizzo, un sito web, qualsiasi altra informazione, il campo ad esempio compleanno o altri campi aggiuntivi, anniversario, un campo personalizzato, un campo note. Infine, dopo aver compilato tutti questi campi, non ci resta che scegliere la destinazione, quindi la rubrica condivisa o una nostra rubrica personale, e il tipo di archiviazione, quindi come salvarlo come cognome nome, nome cognome, società o tutte le differenti voci presenti sotto questo menu. Quindi cliccando su salva, il contatto viene salvato. In questo caso è presente il contatto di Able SRL. Anche qui come nelle email, vediamo nel menu veloce la voce modifica, elimina, sposta il contatto in un'altra rubrica, applica al contatto un tag, la possibilità di stampare o dei contatti selezionati oppure i risultati di una determinata ricerca, oppure la possibilità di ricerca, la possibilità di scrivere una nuova mail partendo dal contatto stesso o il gruppo di contatti. Ed è proprio quello che adesso andiamo insieme a vedere. Sulla voce nuovo contatto, se clicchiamo sulla freccetta presente in fondo, vediamo la possibilità di creare un gruppo di contatti. Un gruppo di contatti è un gruppo al quale si possono associare n, diciamo così, contatti. Viene utilizzato soprattutto per le newsletter o nel caso in cui noi vogliamo inviare un'email di gruppo. Ad esempio, scegliamo di creare il gruppo di contatto Beable. Quindi associamo il nome Beable e selezioniamo il contatto da associare, quindi ad esempio l'utenza Angela, selezioniamola e clicchiamo su aggiungi, l'utenza test, quindi se stesso aggiungi, oppure possiamo aggiungere un indirizzo non presente all'interno della rubrica, quindi ad esempio info@beable.it e cliccare su aggiungi. Infine andiamo a salvare. Sotto la voce Beable vengono raggruppati tutti questi indirizzi email, quindi angela@beable.local, quindi questi due indirizzi email interni e l'indirizzo email esterno. All'atto di creazione di una nuova mail andiamo a cliccare sul campo A, andiamo a effettuare la ricerca con contatti personali e condivisi e quindi verifichiamo il gruppo di contatto appena creato. Lo possiamo posizionare nel campo ACC o CCN. La sezione che adesso andiamo a vedere è quella dell'agenda. Anche qui vediamo sul lato sinistro l'elenco delle agende presenti, quindi l'agenda dell'utenza stessa o eventuali agende condivise.
mentre nella parte centrale andiamo a vedere proprio il calendario vero e proprio. Anche qui è possibile, come nelle email, visualizzare l'agenda in differenti modalità, ad esempio per giorno, per settimana lavorativa, la quale viene in particolare definita nelle preferenze, per settimana, per mese o a mo' di elenco. Per comodità noi utilizziamo settimana lavorativa. Selezionando l'appuntamento, nella sezione dei pulsanti veloci, diciamo così, è possibile eliminare l'appuntamento, spostarlo ad un'altra agenda, quindi ad esempio lo spostiamo come agenda, l'agenda condivisa, per cui vediamo che il colore cambia. Quindi non è più azzurro come l'agenda del proprio account, ma diventa arancio come l'agenda condivisa. Sempre selezionando è possibile applicare il tag, stampare l'agenda o evidenziare il giorno odierno. Passiamo quindi alla creazione di un nuovo appuntamento. Il nuovo appuntamento può essere creato in differenti modalità, o cliccando sul calendario, quindi in modo rapido, in qualsiasi sezione ci troviamo, basta cliccare con il tasto destro nuovo appuntamento per tutto il giorno e ci appare la maschera di aggiunta rapida di appuntamento, o cliccando sull'agenda, tasto destro nuovo appuntamento, in una qualsiasi parte dell'agenda, e poi andiamo a definire l'ora di inizio e fine dell'appuntamento stesso, oppure trasciniamo il mouse per il tempo che l'appuntamento durerà effettivamente, quindi ad esempio dalle 10 alle 12:30. Allo stesso modo possiamo utilizzare il pulsante omonimo nuovo appuntamento e andiamo direttamente a vedere questa volta l'appuntamento non mediante aggiunta rapida, ma l'appuntamento in maniera dettagliata, poiché quello che più spesso si utilizza per comodità è quello direttamente dall'agenda, quindi con il trascinare del mouse stesso, andiamo a vedere come crearlo mediante l'aggiunta rapida dell'appuntamento. Quindi scriviamo ad esempio l'oggetto riunione, possiamo definire il luogo e scegliere una località tra quelle definite anche lato admin, poi magari vedremo come fare, lo stato, quindi occupato, libero, in dubbio o fuori ufficio, quindi possiamo definirlo, però per iniziare solitamente viene utilizzato sempre come default lo stato di occupato. È possibile segnare l'appuntamento come pubblico o privato, quindi pubblico viene visto da tutti gli utenti di Zimbra, invece privato viene visto solo dall'utente stesso. Possiamo definire l'agenda di destinazione, quindi la propria agenda o l'agenda condivisa, l'orario di inizio e fine, se eventualmente ripetere questa operazione, quindi se è un'operazione che bisogna fare ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno, e il promemoria, quindi quanto tempo prima deve apparire il pop-up di promemoria, 5 minuti prima o fino a 2 settimane prima. Cliccando invece sul pulsante altri dettagli andiamo alla schermata che abbiamo precedentemente visto. Qui possono essere definiti maggiori dettagli, ad esempio su ripeti, quindi il tipo di appuntamento può essere si può cliccare su personalizza e possiamo decidere quante volte ripetere e fino a quando ripetere l'appuntamento stesso, oppure visualizzare il pianificatore se eventualmente vogliamo aggiungere degli altri dei partecipanti, verificare se sono occupati o sono liberi e aggiungere delle note. Quindi andiamo a salvare l'appuntamento. Prima però vi ricordo che è possibile anche aggiungere un allegato all'appuntamento, effettuare anche qui il controllo dell'ortografia come per le email, decidere la differente formattazione, quindi tutti i campi aggiuntivi che utilizzerete a seconda delle vostre esigenze, e infine andiamo a cliccare su salva e chiudi. L'appuntamento quindi è stato creato. 5 minuti prima dell'orario apparirà un pop-up che vi ricorderà l'appuntamento stesso. Passiamo quindi ad analizzare la sezione degli impegni. Gli impegni sono tutti quegli appuntamenti che hanno una durata superiore a un giorno.
magari nella creazione dell'impegno vedremo meglio co di cosa stiamo parlando e quindi ne capiremo meglio la funzionalità. Come anche nell'ente interfaccia di Zimbra, anche la sezione impegni contiene l'elenco degli impegni. Nel nostro caso abbiamo solo un elenco impegni, però ne possiamo creare diversi e condividere con gli altri utenti di Zimbra. L'elenco delle ricerche eventualmente salvate, i tag, gli Zimlet e il mini calendario. Nella parte invece destra abbiamo l'elenco di tutti gli eventuali impegni, il tipo di visualizzazione, quindi in base allo stato e la visualizzazione del riquadro di lettura e i tasti di scelta rapida, quindi la modifica, l'eliminazione, lo spostamento dell'impegno in un'altra cartella, sempre degli impegni, l'applicazione di un tag, la stampa o cliccando su contrassegna come completato, automaticamente l'impegno viene appunto contrassegnato come completato. Ma andiamo subito alla creazione dell'impegno stesso. Clicchiamo quindi sul pulsante omonimo e verremo indirizzati in una nuova scheda attività molto simile alla creazione di un nuovo appuntamento. Infatti, abbiamo nella zona dei dettagli dove aggiungiamo l'oggetto, creiamo ad esempio aggiornamento software, il luogo. I luoghi ricordiamo che vengono definiti nella sezione amministrazione, possiamo di Zimbra, possiamo associare la priorità, quindi alta, bassa o normale, diciamo ad esempio alta, associare l'impegno a un elenco impegni e nella sezione avanzamento andiamo a definire lo stato di questo impegno, quindi diciamo in corso al 20%, associamo la data di inizio e la data di fine e una nuova funzionalità introdotta in Zimbra 8 è la possibilità di configurare il promemoria o all'interno di Zimbra oppure mediante SMS. Nel nostro caso scegliamo di configurarlo in Zimbra alle 10:30. Quindi che cosa succederà? Come per gli appuntamenti, anche per gli impegni, alle 10:30 ci apparirà un pop-up che ci indicherà, che ci ricorderà l'impegno. Andiamo a salvare. L'impegno è stato salvato. Vediamo nel riquadro di lettura il nome dell'impegno, aggiornamento software, la data di inizio, la scadenza, la priorità, lo stato, la percentuale e il promemoria che ci sarà il 30 luglio alle 10:30. Non ci resta che attendere le 10:30 e verificare la visualizzazione del pop-up stesso. Nell'attesa che arrivino le 10:30, passiamo a verificare la configurazione della valigetta. La valigetta, ci permette di creare delle cartelle nelle quali andare a salvare i dati da condividere in Zimbra con altri utenti e alla quale accedere anche dall'esterno con la configurazione WebDAV. Quindi, nella valigetta noi possiamo caricare, dei file dal nostro computer. Quindi ad esempio delle immagini campione, delle immagini, delle foto, dei testi, qualsiasi cosa, oppure creare un nuovo documento di testo. Quindi test, ad esempio, questo è un test. Andiamo a salvare, ma prima verifichiamo eventualmente di abilitare le note sulla versione, quindi ci permette definire le note su tutte le versioni. Quindi abbiamo già sentito il suono del promemoria, infatti adesso andiamo a salvare e chiudere il messaggio della valigetta. Eventualmente, quindi, come abbiamo detto precedentemente, andiamo ad associare eventuali note, versione 1, salviamo e verifichiamo che appare il promemoria impegni. Quindi possiamo aprirlo, ignorarlo, oppure ripeterlo tra qualche minuto o tralasciarlo.
scegliamo ignora e continuiamo la panoramica nella valigetta. Quindi anche qui possiamo definire il tipo di visualizzazione con il riquadro di lettura, possiamo mediante i pulsanti veloci scaricare i documenti sul desktop, eliminarli, spostarli in un'altra cartella, applicare anche qui il tag oppure inviare il documento o l'immagine come link all'interno di Zimbra o come allegato anche a un utente che non appartiene a Zimbra. Insomma, l'utilizzo della valigetta è molto versatile perché, come dicevo, è possibile anche configurarlo in WebDAV o su un computer o su uno smartphone. Che cosa significa? Che su un computer noi vedremo una nuova risorsa di rete nella quale potremo tranquillamente caricare i documenti che sono in realtà presenti nella valigetta di Zimbra. Allo stesso modo, su uno smartphone possiamo fare una foto, salvare un documento e salvarlo automaticamente nella valigetta di Zimbra, così da avere sempre tutto sotto controllo. Prima di passare ad analizzare la sezione delle preferenze, andiamo a analizzare insieme la questione della ricerca in Zimbra, che è una delle peculiarità, come dicevo inizialmente, che lo contraddistingue dagli altri software di workgrouping. Come possiamo vedere, in tutte le sottocartelle, sottosezioni, è sempre presente il campo ricerca. Basta cliccare sulla lente di ingrandimento per eseguire la ricerca. Quindi possiamo, a seconda della scheda dove ci troviamo, andare a definire i parametri. Solitamente le ricerche si effettuano soprattutto nelle email, quindi posizioniamoci nella scheda delle email, clicchiamo sulla lente di ingrandimento, come vediamo i parametri sono differenti, quindi possiamo filtrarli in base alla presenza di un allegato, dello stato, quindi se letto o non letto, se ricevuto da un determinato indirizzo, se è stato inviato da un determinato indirizzo, la data di invio, quindi se è antecedente, successivo, oppure se conosciamo proprio la data esatta, in base agli allegati, eventualmente alle differenti tipologie di allegati, alle dimensioni, allo stato, quindi non letto, letto, fino a inviato, non inoltrato, eccetera eccetera, eventualmente in base alla presenza dei tag, come vi dicevo, oppure in base alla cartella dove è stato salvato. Facciamo un esempio: inviato da test@behavioral.local, che nel nostro caso è l'indirizzo interno, automaticamente lui ci ricerca, ci mostra tutte le email inviate da quel determinato indirizzo. Quindi possiamo salvare la ricerca nominandola inviato da me, possiamo associare per esempio un colore ed automaticamente la ricerca sarà presente nel campo delle ricerche, quindi in ricerca inviato da me, cliccando semplicemente sull'omonimo possiamo verificare il risultato della ricerca. Allo stesso modo, quindi dicevo, la ricerca può essere effettuata nelle differenti aree e i parametri si modificano ovviamente a seconda della sezione in cui noi ci troviamo. L'ultima scheda che rimane da analizzare è quella delle preferenze, quindi faremo una rapida carrellata di tutte le preferenze che troviamo proprio qui a sinistra. Iniziamo da generali, dove possiamo definire appunto le opzioni generali di Zimbra, quale ad esempio il cambio della password, il tema, la lingua, il fuso orario, il tipo di carattere da utilizzare, eventuali altre impostazioni sulle ricerche o altre impostazioni. E nella sezione account, come abbiamo visto nei video precedenti, possiamo andare a definire un account esterno oppure una personalità, come nel caso della PEC. Nella sezione email invece andiamo a definire tutte quelle impostazioni legate alla visualizzazione dei messaggi, alla ricezione, alla composizione ed eventuali altre opzioni. Filtri li abbiamo visti all'inizio del video, nella sezione email, sono fondamentali, vengono suddivisi per filtri messaggi in arrivo e in uscita e servono appunto per indirizzare i messaggi ad essere ad esempio
spostati in una determinata cartella o ad effettuare differenti azioni che abbiamo precedentemente visto. In questa sezione possiamo anche eseguire il filtro stesso, selezionando la cartella nel quale eseguire il filtro per verificare che effettivamente questo è stato creato correttamente. Nella sezione delle firme possiamo andare qui a definire diverse firme a seconda degli account configurati. Fuori ufficio è un'impostazione molto utile, ci permette infatti di impostare un messaggio di risposta automatica nel caso in cui noi siamo fuori ufficio per le ferie o se siamo fuori per un congresso, quindi in quanto possiamo anche definire proprio il periodo di tempo nel quale questo messaggio deve essere inviato, non solo la data, ma anche l'ora. Indirizzi affidabili, qui devono essere elencati gli indirizzi che Zebra deve considerare affidabili, ma noi consigliamo di non utilizzarlo in quanto demandiamo proprio all'amministratore la gestione dello spam e di tutto quello che è collegato allo stesso. Nella sezione contatti andiamo a definire eventuali opzioni appunto collegate ai contatti stessi. Nella sezione agenda possiamo andare a definire le impostazioni generali, quindi ad esempio la vista predefinita della settimana, la data di inizio della settimana, oppure, come dicevamo prima, nella sezione agenda la settimana e ore di lavoro. Infatti, come vediamo, se notiamo bene nell'agenda, c'è una sezione di colore bianco e una di colore grigio. Questo intervallo di colore bianco, quindi nel quale possono essere fissati gli appuntamenti, viene proprio definito in questa sezione dell'agenda. La sezione condivisione ci permette di verificare, di avere una panoramica generale di tutte le condivisioni presenti all'interno dell'utenza stessa. Notifiche, possiamo definire anche di notificare le mail, le notificare tramite un altro indirizzo mail. Importa e esporta ci permette in questa sezione di importare ed esportare l'account di Zimbra. Quindi l'esportazione è molto dettagliata in base all'account, quindi l'intero account, oppure solo l'agenda, solo i contatti, o anche particolari cartelle. Per esempio, se selezioniamo account, impostazioni avanzate, noi possiamo esportare dell'account solo una determinata zona, anche un determinato intervallo. Le ultime due opzioni sono l'elenco dei tasti di scelta rapida mediante i quali appunto si possono effettuare le diverse operazioni su Zimbra e l'elenco degli Zimlet. Qui, quindi, anche in questa sezione si possono abilitare o meno gli Zimlet caricati lato admin. Prima di concludere andiamo ad elencare insieme le potenzialità di Zimbra. Quindi l'interfaccia user friendly, infatti viene mantenuta la stessa interfaccia come abbiamo visto in tutte le schede di Zimbra. La possibilità di condividere cartelle di mail, i contatti, l'agenda, gli impegni e la valigetta con tutti gli utenti, quindi per rendere sempre più produttivo il lavoro di collaborazione, quindi di work grouping. La possibilità di sincronizzare Zimbra con smartphone e tablet, grazie proprio all'integrazione con Zextras. Di Zextras ne abbiamo abbondantemente parlato anche nei video precedenti e risulta molto utile proprio per il backup delle singole utenze, ma anche per la facilità con la quale è possibile collegare proprio diversi smartphone e tablet, Android, iPhone, qualsiasi tipo di tablet. Infine, un altro strumento molto importante di Zimbra è la ricerca. Questo diventa proprio molto utile quando i dati diventano molti, quindi la gestione diventa più complessa, ma con la ricerca tutto viene più semplificato. La possibilità di utilizzare Zimbra anche come client, quindi non solo l'accesso a Zimbra Web, quello che abbiamo appena visto, ma è presente sul sito ufficiale di Zimbra anche Zimbra Desktop, qualora qualche utente volesse non utilizzare appunto Zimbra Web. E infine alcune integrazioni, ad esempio l'integrazione con Asterisk, la possibilità infatti di ricordare un appuntamento non solo con il classico pop-up dell'agenda, ma anche squillando l'interno corrispondente al computer dell'utente e quindi rendendo più semplice il tutto. Ovviamente Zimbra viene corredato dai suoi numerosissimi Zimlet che possono essere scaricati ed utilizzati a seconda delle esigenze del cliente.
Prima di concludere, come consuetudine, nei nostri video è presente la fase di test. In questo caso coincide con la visualizzazione della mia utenza di Zimbra. Ecco, come potete vedere, sono presenti l'elenco delle cartelle con account esterni configurati, con l'account anche PEC, quindi un account IMAP. La sezione contatti con i contatti personali e la rubrica condivisa, l'agenda con, come potete vedere, molto popolata, con differenti colori a seconda dell'utente, quindi c'è la mia agenda che è di colore rosa e l'agenda condivisa, quella di Francesco e di Nico. Allo stesso modo abbiamo gli impegni condivisi e non, e la valigetta, anche qui molto molto popolata. Siamo ai saluti, spero di non avervi annoiato, ma aiutato a comprendere il mondo di Zimbra e quindi il nuovo modo di lavorare.